Ciao a tutti ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovo Abbiamo Visto. Finalmente siamo tornati al cinema. Eh sì, anche se è moltissimo improvvisato perché dovevamo andare nella zona cinema per altri motivi. Bravo, però abbiamo visto la locandina e ho detto... Siccome noi abbiamo queste cose un po' improvvisate così dal nulla, andiamo al cinema. Ok, mi sei piaciuto, bella idea. Andiamo al cinema. Vediamo Interstellar. Che pronuncia Interstellar. Con Matthew McConaughey. Di Nolan. Forse di non ricordo Nolan. Di Christopher Nolan, sì. Mi confido in te, penso sia E non corretto. Sappiamo nulla del film. Sì, sappiamo solo che è ambientato, diciamo, tra virgolette, nello spazio. E c'è questa navicella nel abbiamo visto solo il trailer. E basta. E lui tipo atterra su questa specie di pianeta. Yes. E nel trailer c'è... guarda, una montagna! Non è una montagna, un'onda enorme. Vabbè, praticamente da quel che si è capito è che devono trovare forse un pianeta ospitale per la razza umana. Perché la Terra sta per... distruggersi da solo. Se lui deve scegliere forse se salvare famiglia. Comunque è solita storia, però ambientata nello spazio. Oddio, solita storia. No, non è è un po' inusuale, però ambientata nello spazio, quindi sarà una figata, ragazzi. Esatto, poi da quando pare va bene. Ho visto un po' di recensioni senza leggerle, senza guardare video, però è votato alto. Sì, sì, io ho letto un paio di giudizi sul fatto che chi se l'è andato a vedere poi è rimasto un po' tipo colpito, però nel senso buono del termine. Esatto. Quindi, non sappiamo cosa aspettarci. A tra poco. A tra poco. Rieccoci qui nella recensione, l'abbiamo visto, ma mannaggia a me che mi confondo. Sei un pirla, Interstellar. Abbiamo finito di vedere questo film, madonna mia. Allora, io direi una cosa. Io pure direi una cosa. Siamo usciti dal film. Sì, perché noi siamo attori. Sì, siamo usciti dalla sala. E lui ha detto, vabbè, ora andiamo a casa mia e registriamo l'abbiamo visto finale. E io in quel momento ci siamo guardati, ho detto ok, che dobbiamo dire? Non lo so. E io guarda, in questo momento non saprei che cazzo dire alla telecamera. Ti aspettiamo due giorni, un giorno, esatto. E poi a mente fresca diciamo ne riparliamo. Perché dico questo? Perché questo film ci ha letteralmente fottuto il cervello. Ma in senso positivo. Cioè ti prende il cervello, te lo schiaccia dalla pallottola e te lo rificca dentro la testa. Ma ti fa rimanere sorpreso. Sì. Cioè, sì. È stata una cosa favolosa. Cioè, in poche parole, siamo usciti da quel cinema. Non sconvolti, ma. Meravigliati. In un certo senso completi. Completi. Non è che ti ha detto tipo il film che cazzo va perché è divertito, non è che ti ha detto queste completi cose. Ragazzi, lui è uscito completo, fatto, perché andavamo un fatto. Poi c'erano le ragazze davanti, c'erano un paio tre ragazze davanti, niente, si sono scoppiate a piangere, mi sto fottendo una risata, e a fianco a me c'era un tizio o la ragazza era un fiume di lacrime e lui un mischino tipo là, e il ragazzo tipo che consolato, ogni volta fai così. Comunque allora, al di là del discorso completi non completi, i discorsi vari, secondo me, anche secondo lui penso, questo è stato uno dei migliori film che abbiamo visto al cinema in tutto questo periodo. Sì. A mio parere è uno dei migliori. Il migliore no. Uno dei migliori, perché niente, è stato letteralmente stupendo. Dura circa 3 ore, ragazzi. Sì, infatti il culo poi ne risente. Ma la mente, devo dire che... Non pesano queste 3 ore. Non hanno pesato. Eravamo belli sempre, diciamo, con la voglia di guardare lo schermo e non mai stanchi, mai tipo, ma quando arriva l'intervallo, ma quando finisce il film, mai. Già, il cast, ricordiamo il cast. Allora, attore principale, tra virgolette protagonista, è Matthew McConaughey. Che praticamente è quello di... True Detective, come si chiama, proprio The Wolf of Wall Street. Sì, una parte in poi ha vinto pure l'Oscar con Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club, sì. Che io non ho ancora visto, so che non riesco a trovarlo. Nemmeno io, perché al cinema non lo davano più. A Palermo non l'hanno dato. A me dove andavano di noi non l'hanno dato. Poi c'è l'attrice tra virgolette l'astronauta, cosa faceva? Faceva l'astronauta, la ricercatrice, esatto, che è Anne Hathaway, che è quella di Batman, quella che fa la Catwoman. Non è tutto di Batman, Batman Begins, sì. Batman sempre i Batman di Nolan, va, perché il regista è Nolan.
che molti lo disprezzano, molti lo amano, io a me è indifferente. A me non, sì, devo dire che... Ho visto i film di Batman nemmeno tutti e mi sono piaciuti. Sì, anche a me. Perché poi... non sono un tipo che comunque si guarda i film e vada ad analizzare ogni cosa. Dipende che film, in questo poi comunque bene, ora ne parleremo. Ce ne sono un paio di film di Nolan che comunque ti... Inception. Del genio Inception, mi è piaciuto un sacco. Film poi un altro stranissimo che è Memento. Se non l'avete visto, guardatelo, perché arriverete tipo... Che cazzo! E comunque lui non ha questi film così, perché pure sì, faccia sì, una trama, ma inizia ad intrecciarsi con altre cose. Siccome io personalmente adoro queste trame che tipo all'inizio ti fanno vedere una cosa, alla fine te la ripigliano, te la sbattono di nuovo in faccia, le adoro, proprio questo è il giro di cose che sì, mi piacciono di più. Sì, che ti fa capovolgere il film. Esattamente. Comunque, parliamo un po' della trama. Sì. Com'è? Allora, praticamente si vede questo uomo che come si chiama? Matthew McConaughey. Che interpreta questo padre di famiglia senza moglie. Senza moglie perché è morta. E fa questi due figli. Sì. Spiega più o meno. Allora, praticamente il mondo è diventato una specie di cosa post-apocalittica, che praticamente non si raccoglie più niente, possono piantare soltanto gran turco. Ma per colpa di tempeste di sabbia improvvise e frequenti, ma tipo a livelli assurdi. Che tipo sbattono via tutte cose, distruggono tutto. Cambiando il clima di tutto il mondo. Quindi che fa? Il mondo sta facendo capire che non vuole più il genere umano in questo pianeta. Si sta autodistruggendo. Bravissimo. Sta cambiando, non è più tra virgolette non è più quello che non è ospitale, e a poco infatti cercherà di non il mondo cercherà, comunque il clima cambierà tal punto che devono trovare una soluzione per scappare o adattarsi. Ecco, l'unica soluzione è quella di scappare, è trovare un altro pianeta che ospiti la bambina, la figlia di questo tizio, è tipo alla fine è la protagonista, secondo me. Anche la coprotagonista, no, in tutti i film è lei quella che farà l'asse tutto. Centrale, se vogliamo dirlo proprio così, però è una coprotagonista. Che poi non diremo lo spoiler in questo perché non ha senso dirlo, altrimenti tanto vale che non vi vedete più il film. Bravo. Ancora c'è il film nelle sale, è uscito da pochissimo. Ok, c'è questo tizio che è un astronauta. Bravissimo. Questo padre di famiglia. E la NASA, comunque vedrete poi se vi guardate il film il modo in cui lui troverà la NASA, tutto il coso segreto, come riuscire a raggiungerlo. Per puro caso lo chiamano, perché lui era stato uno dei migliori astronauti del mondo, lo chiamano per fare questa missione, che sarebbe di riportare di trovare un pianeta ospitale simile alla Terra in un altro pianeta, cioè in un'altra dimensione diciamo, galassia, se un'altra dire. Galassia. E niente, in che modo lo faranno? Siccome hanno già utilizzato altri astronauti, gli altri astronauti hanno tramite appunti, mappature di tutte cose, hanno mandato informazioni dei vari pianeti ospitali, e lui deve andare a scegliere quello più ospitale. Durante tutto il viaggio comunque succederanno cose assurde, che sono 3 ore di film, quindi se non succedono cose in 3 ore figurati. C'è la fotografia che è assurda, bellissimo. Vedere musica di Hans Zimmer, che è il solito dei film di Christopher Nolan, c'è sempre lui, quindi fantastico. A me è piaciuta particolarmente la scena, te l'ho pure detto a te quando siamo usciti, la scena in cui si vedeva la Terra proprio nell'oscurità. Si vedeva la Terra e nello sfondo lo spazio nero più totale. Mi è piaciuto un sacco. Infatti è pieno comunque di queste scene così, che c'è la musica fortissima, silenzio totale. Cioè io le adoro queste cose. Ok, e niente, il film comunque si basa su questa cosa, alla fine scoprirete come lui riesce a trovare il modo per rendere ospitale quale pianeta rende ospitale. L'alternativa perché praticamente c'erano due alternative, quando trovi il pianeta ospitale. O porti tutta l'umanità rimanente sulla Terra in un altro pianeta, trasportandoli, trovando un modo, oppure il piano B è rigenerare diciamo la razza umana tramite delle celle con degli embrioni già fatti negli studi, tutte cose, e portarli in quel pianeta e farli nascere e crescere in quel pianeta, quindi eliminando tutte le persone che stanno nel vecchio mondo. E quindi tramite incubazioni e cose varie farli ricrescere e far ripopolare un nuovo pianeta. Quindi niente, il film era questo. Il film era questo, un delirio ricco di colpi di scena, ragazzi. Non voglio dire cosa, che ci sono un sacco di colpi di scena. Non dico, ma non voglio dire che sia un capolavoro, però c'è capolavoro. Sì, bellissimo, a me è piaciuto un sacco, bellissimo film.
non un capolavoro, perché comunque vabbè sì, errori c'erano, chi è che ne capisce di film. Se dobbiamo andare a trovare il problema nell'uovo, beh, ovvio, magari qualcosa c'è nella trama, qualche sfumatura che sbavature. Però tutto sommato è un bel film, un bel film da vedere, da spendere pure 10 euro. Sicuro, sicuro. Quindi non cioè, se ci andate state sicuri che comunque ne rimandate soddisfatti a pieno. Ah, poi c'è anche un attore non si vede per tutto il film, però ha un ruolo fondamentale. Sì. Si vedrà per un'oretta. Ma sì. Mezz'oretta. Più o meno, che è? Matt Damon. Che interpreterà un altro scienziato, un altro astronauta che ha trovato un pianeta ospitale. Poi vedrete come va. Non vi diciamo niente. E quindi l'abbiamo visto, finisce qui. E come abbiamo detto prima, il film ci è piaciuto parecchio. Ve lo consigliamo assolutamente, andatelo a vedere. A pieno. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto pollice in su come sempre, continuate a seguirci. Speriamo che vi piacciono questi video e condividete. Ciao!